Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo una cosa, l'analisi su Litecoin, perché me l'avete chiesta nei commenti dei miei video e soprattutto ho fatto un sondaggio nella community di YouTube, ho pubblicato il sondaggio, hanno vinto i sì, anche se non in maniera estremamente schiacciante. Andiamo a rispondere a chi mi ha chiesto l'analisi su Litecoin, indicando intanto quello che è successo dopo l'halving, perché questa criptovaluta ha avuto un grande boom durante la fase dell'halving, ma poco prima dell'halving è iniziato il declino e anche abbastanza imponente di Litecoin. Andremo a vedere questa cosa, perché quello che è successo, poi ho scovato una cosa che è importantissima su Litecoin, che mi è piaciuta tanto al punto tale da creare un trading system, vi dirò alla fine del video quindi anche questa cosa, e poi andiamo a vedere se la criptovaluta ha toccato il suo fondo e quali sono gli eventuali target che potrebbe raggiungere e se c'è o meno un tentativo di inversione di tendenza. Ma prima di andare sul grafico, ragazzi, lasciatemi un bel like, ok? Per questi video, scrivetemi nei commenti tutto quello che pensate. Sto preparando il Q&A, che non è una parolaccia, ragazzi, significa una botta e risposta, quindi domanda e risposta, perché mi avete lasciato una serie di domande, le ho messe tutte in raccolta e settimana prossima probabilmente faremo il Q&A. Oggi non sono riuscito a prepararlo, volevo rispondere meglio ad una domanda in particolar modo che era estremamente interessante, quindi lo preparo la settimana prossima, ma scrivetemi nei commenti tutto quello che pensate sia su Litecoin ma anche sulle domande che vi vengono in mente, perché appunto c'è questo Litecoin, perché appunto c'è questo Q&A la prossima settimana e vai con le risposte. Allora ragazzi, mi metto gli occhiali come sempre, il grafico di Litecoin. La prima cosa che mi interessa fare è guardare a livello weekly quello che è successo e cosa sta capitando alla criptovaluta in questione. Allora intanto ragazzi, vedete la fase dell'halving è stata preceduta da un grande rialzo di questo mercato, che è passato da un minimo che era veramente insomma basso, ragazzi, intorno ai $20. Vediamo subito qual è il livello effettivo. Insomma vedete qua, da un minimo di $22 è passato ad un massimo di circa 146, ragazzi, sono abnormi diciamo queste fluttuazioni. Il massimo l'ha raggiunto comunque a giugno del 2019, sempre in concomitanza con i massimi raggiunti anche dall'intero mercato, quindi è vero che c'era l'halving di mezzo, ragazzi, però è anche vero che tutto sommato l'influenza del mercato complessivo delle altcoin l'ha subita anche l'altcoin, tutto qui ragazzi, ok? E poi è andato a fare questo declino. Allora ci sono due cose che possiamo vedere in maniera molto chiara. Litecoin tendenzialmente è una coin trend following, cioè prende un trend, lo inizia e lo segue per mesi. È una cosa evidente, io qui vi ho inserito il MACD, che è un indicatore che utilizzo quando voglio vedere delle divergenze su strumenti trend following come Litecoin, e poi due medie mobili esponenziali che amo utilizzare proprio per indicare quando il mercato cambia trend, va bene? Quindi già come vedete da questo incrocio il mercato aveva iniziato un trend positivo, quando è iniziato qua diciamo questa fase era negativo, quindi le medie mobili ce lo indicano come sempre estremamente in ritardo, quindi non utili per il trading ma utili per avere un'indicazione a video a schermo. Quindi prima cosa importante da vedere, Litecoin fa dei trend, essendo in trend in questo momento ribassista chiaramente ha una continuazione del trend, quindi abbraccia ancora la sua natura, che è quella di continuazione del trend abbastanza evidente. Anche questa settimana siamo andati a fare un doppio minimo, in sostanza con quello della settimana del 25 di novembre, quindi sta tentando un nuovo minimo, lo vedremo tra poco anche su un grafico daily che è più chiaro da questo punto di vista, perché scendiamo chiaramente di livello. Andiamo a vedere quello che è successo e perché questa altcoin non andava tenuta in portafoglio assolutamente, ragazzi, perché era stata abbastanza evidente il cambio di trend. Dove è avvenuto il cambio di trend ve lo faccio anche capire, perché qua parliamo veramente di un cambio di trend estremamente evidente, ragazzi, quindi basta avere avere fatto un po' di formazione nel trading e queste cose non capitano. Quindi chi ha Litecoin e l'aveva comprata qui e non l'ha venduta è un problema legato, ragazzi, non alla sfortuna, non al mercato, non a che spiga ho avuto, ma è un problema legato alla formazione di trading mancante, di cui parlo da più di un anno su questo canale e di cui ovviamente sono un grande fautore. Personalmente ho dedicato tutta la mia vita e continuo ogni giorno a leggere nuovi libri, a fare corsi se mi servono, quello che mi serve da fare, perché era facilissima questa inversione di tendenza, perché una volta raggiunto questo massimo, lo vedete qui ragazzi, ok? Una volta raggiunto questo massimo, Litecoin ha iniziato la sua fase discendente, nulla di particolarmente grave perché l'aveva già fatta qui e l'aveva fatta anche in altri momenti e su questo non ci piove, quindi poteva iniziare, diciamo, una fase di ripresa. Se non che cosa succede, ragazzi? La fase di ripresa viene stoppata qui, vedete questo livello, e a questo punto il mercato poi cosa fa? Ci dà un segnale di inversione netto, chiaro, assolutamente impossibile da non vedere, cioè nel momento in cui fa questo e poi qui, ragazzi, rompe il minimo di questa candela, vedete? La rottura del minimo di questa candela alla close di questa giornata qui di luglio, prima della quindicina di luglio circa, il mercato inverte il trend di lungo periodo, ok? Una volta che fa, o quantomeno di medio, una volta che fa un'inversione del genere, stare all'interno di questo mercato, quindi mantenersi Litecoin in portafoglio da un punto di vista di trading e di investimento di medio-lungo periodo è sbagliato, perché si assume poi un rischio che effettivamente poi si è verificato, che è molto importante, cioè il fatto che questa criptovaluta potesse andare a continuare poi questo trend ribassista, come effettivamente ha fatto, perché la natura della cripto, abbiamo visto prima sul grafico weekly, è quella di continuare i trend abbastanza, in maniera abbastanza pronunciata. Ok, andiamo adesso a vedere da un punto di vista invece di target se ci siamo arrivati in questa fase scendente. Ritorno al grafico settimanale perché vi metto su dei Fibonacci che in questo momento sono molto utili per indicarci questa fase di ritracciamento dove è andato a finire. Quindi allora andiamo a costruire i nostri Fibonacci, sono più o meno così. Allora vedete proprio chiaramente che questa fase di ritracciamento, ragazzi, è andata a finire sull'ultimo livello di Fibonacci, il 78,6. Questo livello è importantissimo, quindi io lo considero uno dei livelli più importanti di Fibonacci per i ritracciamenti. Da qui in poi, se il mercato non reagisce, vuol dire che potrà tranquillamente andare anche a ritoccare i nuovi minimi, perché no, a romperli e continuare la sua fase discendente. Il trend è ribassista, in questo momento chi è long su Litecoin è contro trend, quindi ha un rischio enorme relativamente a questa cripto, così come a tutte le altre cripto che sono contro trend, perché poi Litecoin, ragazzi, non è Bitcoin, bisogna anche ragionare in termini di tecnologia blockchain sottostante. Sappiamo bene che c'è una differenza enorme fra le criptovalute più piccole e quella più grossa, il re, Bitcoin, perché insomma, ragazzi, c'è anche un problema di cannibalismo tra le criptovalute sottostanti. Andiamo a vedere a questo punto se sta facendo effettivamente sta costruendo un'inversione. Ritorniamo sul nostro grafico daily, perché cerchiamo un'inversione non nel lunghissimo periodo, quindi non sul weekly, ma la cerchiamo sul daily. Il livello di supporto è questo qui, è abbastanza evidente. Il mercato è chiuso in un triangolo, quindi ancora non dà segnali da un punto di vista di reazione, vedete che c'è questo triangolo, bensì se questo supporto regge, il mercato potrebbe tentare una inversione. Dov'è l'inversione? Così come è stato per il grafico che ho fatto vedere prima, quando reagiva, quando invertiva da un punto di vista di trend di lungo periodo a ribasso, se salirà al di sopra di questi livelli, quindi circa 47-48, e per stare più sicuri, ragazzi, anche al di sopra di questo massimo, quello fatto il giorno 29 di novembre, quindi circa al di sopra dei $50 su per giù, a quel punto se Litecoin riuscirà a chiudere prima al di sopra di questo livello e poi al di sopra di quest'altro, avrà fatto un'inversione di breve medio periodo, dopodiché si dovrà vedere se sarà una cosa così come avete visto qui e poi ritorna. A quel punto si entra long, si aspetta, si vede quello che fa il mercato con gli stop e la gestione della posizione, si chiude eventualmente dovesse invertire. Ovviamente non sono così i finanziari, ragazzi, lo sapete. Questi sono i livelli che dovete monitorare se attendete un'inversione long, ed è la stessa cosa, ragazzi, che farò io. Perché? Perché Litecoin mi è piaciuta tantissimo, fare questa analisi mi è piaciuta tantissimo, perché ho visto che questa criptovaluta ha questi trend molto evidenti, molto consistenti e molto prolungati nel tempo. E allora, ragazzi, cosa mi è venuto in mente? Faccio un bel trading system su questa criptovaluta proprio di medio-lungo periodo, andiamo a vedere se riusciamo a prenderci un bel trend magari long, se ritorna a salire long, o perché no, ragazzi, short se continua a scendere short. Quindi nelle settimane che verranno fino alla fine dell'anno svilupperò un nuovo trading system su Litecoin, dove lo pubblicherò come sempre nella community Trading On Academy. Trovate il link in descrizione se siete interessati, dove pubblico tutti i miei trading system, lo pubblicherò lì. Quindi sono già felici tutti gli utenti della community premium dell'Academy, non glielo ho ancora comunicato, lo scopriranno con questo video, ma mi è piaciuto veramente tanto questa criptovaluta e perché no, vediamo di tirar giù un nuovo trading system anche su questa altcoin. Cosa fare? Consigli finali: attendete un'inversione long prima di entrare, vi ho indicato i livelli. Se siete long sul mercato, ragazzi, io l'unica cosa che posso consigliare se siete long su una cripto così è: studiate, fate un corso di formazione, leggete qualche libro, approfondite quantomeno i rudimenti degli investimenti e del trading, perché vale, ragazzi, è l'investimento più importante. Ho fatto una serie di video sul mio canale, li trovate, la playlist come fare holding e farlo in maniera corretta. Va bene già quel corso, ragazzi, per evitare errori di questo tipo che sono importanti, perché voi siete probabilmente dei trader anche molto bravi, quindi non è sfortuna, non è che non siete bravi, è semplicemente che manca magari la formazione, quell'ABC, quelle cose basilari che ovviamente non avete avuto il tempo di approfondire, e basta magari una semplice serie di video come quella che ho pubblicato su YouTube, o leggermi un manuale, o per chi è più vuole comprendere di più la materia, fare un corso di formazione e risolvete questi problemi, quantomeno su investimenti di questo tipo che sono insomma, ragazzi, molto semplici da gestire, non è trading intraday che è estremamente complesso. In conclusione, una piccola chicca relativamente anche al discorso blockchain, tecnologica eccetera. Litecoin, ragazzi, ok, è una coin che mi piace, vi ho detto svilupperò questo sistema, però poi chiediamoci anche un'altra cosa. Con il Lightning Network che sta per essere sviluppato, ancora non è stabile su Bitcoin e quant'altro, ma Litecoin serve davvero? Perché il problema di Litecoin, ragazzi, si verifica un massiccio acquisto di Litecoin quando ad esempio Bitcoin viene saturato da un punto di vista di transaction fee, cioè quando la blockchain di Bitcoin è talmente satura che non si riescono a scambiare i Bitcoin, a quel punto le transaction fee schizzano alle stelle, tutti ruotano su Litecoin perché è più veloce, si scambiano Litecoin e poi riconvertono in Bitcoin, più o meno. In sostanza questo è quello che avviene quando Bitcoin insomma raggiunge quei livelli, cosa che non fa dal 2017, l'ha fatto un pochino nel 2018, ma è stato per poco tempo. Il problema di fondo è che a che servono queste criptovalute? La stessa cosa magari mi viene sempre chiesta su Bitcoin Cash, la stessa cosa su altre criptovalute più piccole, e in effetti questo è vero. Quindi chiediamoci anche per investimenti di lungo periodo ha senso effettivamente mantenere una criptovaluta del genere in portafoglio? Per quanto sia molto bella e la vediamo costantemente, può avere un suo perché. Quindi da un punto di vista di analisi tecnica abbiamo visto che è una criptovaluta in trend negativo. Da un punto di vista di analisi fondamentale nella blockchain un po' il dubbio ci sorge se effettivamente ha senso o meno con lo sviluppo del Lightning una criptovaluta di questo tipo. Ragazzi, la teniamo in portafoglio per anni nella speranza che sale? Un po' di rischio c'è, meglio fare trading su questa criptovaluta che sembra avere delle interessanti occasioni. Bene, spero di avervi delucidato tutti i dubbi in testa, grazie di avermi risposto a questo sondaggio, scrivetemi nei commenti tutto quello che pensate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, buon weekend a tutti, noi ci rivediamo lunedì col prossimo video, ciao!